Domenica 30 maggio 1954 venne inaugurato il monumento a Pinocchio. L'iniziativa di erigere una statua a Pinocchio fu presa in seno alla società Dante Alighieri, il cui presidente era l'avvocato Oddo Marinelli. Al mattino i carri allegorici e le vetture pubblicitarie sfilarono per le vie del centro di Ancona. Il corteo era aperto da un grazioso cocchio, trainato da quattro asinelli tenuti per la briglia da Pinocchio, e nel quale si trovava un festante gruppo di scolaretti. Ai lati si esibivano i personaggi del libro, la fatina, il gatto e la volpe, il grillo parlante. Seguiva il pescatore verde nell'atto di gettare Pinocchio nella padella, poi Geppetto intento ad intagliare una testa di burattino. Nel pomeriggio al Pinocchio affluirono circa 30.000 persone. Alla manifestazione intervenne il ministro della Marina Mercantile, onorevole Fernando Tambroni, il sindaco Francesco Angelini, il prefetto ed altre autorità. Alle 18 fu tolto il tricolore ed apparve il Pinocchio in bronzo realizzato dallo scultore Vittorio Morelli. Un inno a Pinocchio fu composto per l'occasione e cantato dal coro degli scolari della scuola del Pinocchio. A tutti gli scolari fu regalato il cappellino di Pinocchio. Nella palestra vi fu uno spettacolo di burattini. La festa fu documentata nel cinegiornale La Settimana Incom del 2 giugno 1954. Festeggiano il loro eroe col cappello a pan di zucchero che Geppetto aveva fabbricato con la mollica. E il sindaco di Ancona riceve in consegna da Tambroni un cittadino di pietra, tale il volere dei ragazzi di ogni età. Se ne fa da auspice la Dante. Poi per le vie i piccoli lettori vivono, sia pure in cartapesta, le avventure di Pinocchio, personaggio così celebre che ormai per opera dello scultore Morelli ha anche il suo monumento. È vero, e non oggi soltanto, che il meraviglioso burattino si porta via tutti quanti i ragazzi sul veicolo della fantasia. E persino i personaggi che nel libro gli sono avversi oggi lo applaudono, quantunque sia stato iscritto come alunno d'onore alle scuole elementari. Pinocchio ha vinto su tutta la linea. In seguito, per alcuni anni, fu riproposta tale festa con la partecipazione delle scuole di Ancona. E molti di noi parteciparono alle recite ed esibizioni varie allestite per l'occasione. Georgie girl.